Ciao Claudione, complimenti per il tuo meritato top 4. Grazie. Racconta un po' cosa hai giocato. Allora, ti abbiamo giocato questo. Iron Grip, bellissimo. Vabbè, lo sapete, dai, immune, Giffy. Esatto, lo sappiamo. Ovviamente, non si può non giocare tre copie di Giffy. Ovvio. Di main, anti-meta, giochiamo tre copie di Fossildyna. Fa male. Tutte le special, ovviamente. Ancora anti-meta, doppia copia di Punisher. Fortissima, questa fortissima. Sì. Tripla copia per le limitate 3 di Libro della Luna, vabbè, sempre testati. Questo per Gilfrid, solo per quello. Mi è capitato di sideerlo out quando mi servivano carte di side. Ok. Tre copie di colpo in catena, carta versatilissima, soprattutto con Banisher, per esempio, che arriva al 2100. Sì, per proteggerlo. Doppia Sakuretsu, io ho voluto fare due copie di Sakuretsu e due copie di Ruin. Oh, perché? Perché mi rende, diciamo, il gioco un po' più versatile. Questa, per esempio, contro Heavy Liro è utile. Questa invece no. Invece questa è molto più utile in tutti gli altri matchup. Sì, perché una bersaglia e l'altra no. Esattamente. Monocopia per l'eliminazione 1 di Task Rizzo, ma questa è forte nei mirror. Nei mirror è fortissimo, peccato che non ne ho incontrati in questa volta. Okay. Andiamo alla side, direttamente. Sì. Abbiamo per i mirror, solo per quello non l'ho sideata in mai, perché non ho incontrato mirror. Doppia copia di Risvegliare il Drago. Pure due ne giochi. Sì, sì, queste due, ma allora ragazzi, oggi non avevo side, ho messo le prime carte che ho visto utili e le ho messe. Va bene, ci sta. Questa ci è carina. E poi doppia di Corvo di D. Questa tendenzialmente di side non serve perché abbiamo Banisher. Okay. Io l'ho messa perché, ripeto, non avevo carte, quindi a cavolo di cane. Bene. Poi extra classico, giochiamo Cyber Lama, il Cyberone, Ryu Senshi, Ryu Jama, il limite e il Dragoon. E questo è tutto. Perfetto. Allora ci vediamo settimana prossima, local multipli di Palermo per la Dueling Elite. A presto. A presto.